Signor Primo Ministro, l'accordo è fatto, è contento. Prima di rivelare i miei sentimenti, io vorrei dare un grande ringraziamento al presidente Andreotti, al presidente Colombo, perché avevo fatto molto lavoro prima, al ministro degli affari esteri, signor Moro, per il loro aiuto che hanno dato in questi negoziati a Malta. E non avrei potuto fare questo senza l'aiuto di tutti e due gli ambasciatori italiani, l'ambasciatore Giglioli e l'ambasciatore Manzini, che anche loro hanno fatto un grandissimo lavoro affinché questo negoziato con gli inglesi si farà. Io sarò solamente contento del negoziato che si è fatto quando gli obiettivi di questo negoziato si avverranno. L'obiettivo principale è che fra 7 anni Malta sarà economicamente così forte da non aver più bisogno di basi straniere. E io credo che quando questo avverrà, Malta sarà amica più grande dell'Italia che è stata nel passato. Io sono certo che nel tempo futuro Malta farà da ponte tra l'Italia e l'Africa, in un'Europa che comprenderà anche il Mediterraneo. Io credo che un'Europa senza tutto il Mediterraneo, tutte le coste del Mediterraneo, non è una cosa realistica, ma è una cosa che divide il mondo e non lo raggruppa. E dunque io spero che la funzione di Malta negli anni futuri sarà quella di portare l'Europa e particolarmente l'Italia più vicina all'Africa invece di separarla. E questo è l'obiettivo che si è fatto il governo laburista socialista maltese, e io sarò solamente contento nel giorno quando questo si avverrà. Grazie, signor Primo Ministro.